Ecco, a proposito di formazione, di partire dai più piccoli, dalle scuole, dai ragazzi, proprio dire insieme a WISP, l'Unione per Sport, per Italiana Sport per Tutti, avete fatto un lavoro, un percorso che è durato 7 mesi, si conclude proprio oggi e domani a Roma. 500 ragazzi di 14 città italiane, liceali, hanno partecipato a questo lavoro con esperti, con psicologi, hanno elaborato dei propri filmati, dei lavori, proprio per riflettere su quella che è la prevenzione, la violenza sulle donne, la differenza di genere. Questo progetto si chiama proprio Differenze. E presento anche Emanuela Claissette, responsabile politiche di genere della WISP. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito. Grazie a lei, benvenuta su Radio 1. Ecco, Mariangela Zanni, il lavoro con i giovani, questo lavoro che è stato fatto. Beh sì, Differenze è davvero una bella sfida, è un progetto che come WISP abbiamo realizzato in 14 città e che ci vede appunto collaborare con Dire. Mi fa molto piacere aver sentito appunto anche questa esperienza e soprattutto di aver sviluppato sul territorio delle collaborazioni importanti. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed entra appunto in quelle linee che come associazione, come WISP, portiamo avanti. Noi siamo consapevoli che il ruolo fondamentale ha lo sport, che è una centrale educativa molto importante insieme alla scuola e alla famiglia. Quindi attraverso lo sport possiamo sicuramente parlare e coinvolgere ragazzi e ragazze. Differenze è stata un'occasione appunto per entrare nelle scuole, parlare appunto della violenza sulle donne, ma anche degli stereotipi, delle discriminazioni di genere, di lavorare anche, come dire, attraverso anche le varie tecniche di role playing, piuttosto che appunto altri momenti di confronto con vari esperti, e dare ai ragazzi e alle ragazze degli strumenti per dire la propria su questi aspetti. E quindi lavori, 14 lavori diversi che oggi appunto presenteremo. Ho avuto anche l'opportunità di vedere alcune cose e anche di capire che tipo di linguaggio dobbiamo sempre di più usare con i ragazzi e le ragazze, che c'è bisogno proprio di concretezza, di capire bene che cos'è la violenza, che cosa è fatta, che non è solamente, come sappiamo, a volte appunto qualcosa di fisico, ma è appunto è molto anche negli atteggiamenti, nelle parole, nel linguaggio, in quella cultura che ancora ci attraversa. La violenza sulle donne è ancora molto attraversata da questo. Dobbiamo capire come lavorare per diffondere e promuovere una cultura diversa. E questo è il compito che appunto attraverso questo progetto stiamo cercando di portare avanti e che deve continuare. Ecco, Manuela Claissette, Mariangela Zanni, ascoltiamo una di queste ragazze che hanno fatto questi studenti che hanno fatto questi lavori. Giorgia Cirillo è una studentessa del liceo artistico Giorgio De Chirico di Torre Annunziata. Maria Teresa Bisogno ha raccolto la sua testimonianza. Giorgia Cirillo ha 17 anni e frequenta il penultimo anno del liceo artistico Giorgio De Chirico di Torre Annunziata, vicino Napoli, una delle scuole che ha aderito a questo progetto, educare alle differenze, alle disuguaglianze, alle discriminazioni, grazie anche allo sport. E Giorgia, insieme alla sua e a un'altra classe, ha creato un video. Di che cosa si tratta? È un video che racconta un amore tossico di una ragazza che non è libera di fare ciò che vuole perché il suo ragazzo la tiene molto sotto controllo. E tu ti riconosci in questo video? Io personalmente no, però mi hanno raccontato delle esperienze, ho visto ragazze subire queste cose. Cioè? Ad esempio il fidanzato che le prendeva diciamo a parole perché la ragazza era vestita in modo diciamo un po' più provocante, non gli stava bene questa cosa. Oppure mi hanno raccontato che semplicemente il fidanzato non le faceva uscire per andare in discoteca perché appunto non voleva. Senti Giorgia, lo sport come può far superare queste discriminazioni, queste violenze che purtroppo nel 2022 esistono ancora? Allora, lo sport non è di genere, quindi lo sport è aperto a tutti. Se è uno sport di gruppo, ovviamente la squadra, quello che è, diventa una famiglia con cui parlare, con cui esporre i propri problemi. È anche un metodo, un modo per sfogarsi quando non si riesce a parlare, e quindi lo sport aiuta. E voi che sport avete appunto praticato in questo periodo? Calcio
e danza. E lo facevano sia i ragazzi che le ragazze? Sì. E com'è andata? Molto bene, ci siamo cimentati tutti quanti, è stato molto divertente fare calcio, abbiamo scoperto calciatrici molto brave. Invece per la danza, i ragazzi? Sì, anche i ragazzi si sono cimentati, molto bravi, anche se c'è da dire che alcuni si tiravano indietro, però siamo riusciti a portarli con noi. Voi durante questo percorso che poi ha portato appunto al lavoro del video avete incontrato esperti, ci sono stati laboratori, riflessioni comuni. Ecco, cosa è emerso? Ad esempio, cosa succede nelle famiglie, nella tua famiglia, nelle famiglie dei compagni di classe, maschi e femmine, vengono trattati allo stesso modo? No, è emerso che ci sono famiglie in cui la ragazza deve dedicarsi esclusivamente ai lavori di casa, deve andare a fare la spesa, pulire, mentre i ragazzi sono liberi di fare ciò che vogliono, di uscire, di non fare nulla. Oppure le ragazze non possono uscire liberamente, tipo non possono andare a casa del fidanzato, di un amico, se non ci sono i genitori, mentre i ragazzi possono fare sempre quello che vogliono. E voi ragazze ne avete parlato di questo, cosa ne pensate? Pensiamo che non sia giusto, perché siamo persone, siamo umane, vogliamo la nostra libertà e non siamo d'accordo con questa visione. Non lo troviamo giusto portare una divisione, perché comunque siamo uguali, non ci sono differenze tra noi, tra maschi e femmine. Senti Giorgia, avrai letto sui giornali tutte queste violenze che ci sono ultimamente, l'ultima violenza è l'altro ieri a Vicenza, ecco, che cosa ne pensi? Si sente appunto parlare molto di femminicidio ed è una cosa che non va bene, nel senso che non dovrebbe proprio esistere. Vedo che alcune ragazze hanno paura, nel senso si fanno molti problemi, tipo in una relazione, si sono sempre sul chi va là, hanno paura che possa capitare a loro. Questa era la voce di Giorgia Cirillo, studentessa al liceo artistico De Chirico di Torre Annunziata, la testimonianza raccolta dalla nostra Maria Teresa Bisogno. Mariangela Zanni, allora, come può lo sport aiutare a rieducare i giovani? Sicuramente lo sport è un luogo, i luoghi dello sport sono luoghi in cui possono si può prevenire il fenomeno della violenza, si può parlare anche della violenza, gli allenatori, le allenatrici possono essere delle figure di riferimento sia nel riconoscere i segnali e anche proprio nel sostenere poi le ragazze e i ragazzi che si trovano in questa situazione. Ricordiamo anche che mi è piaciuta insomma questa intervista a una ragazza così giovane e che mi ricorda poi anche i quattro figli e figlie che sono rimasti orfani di femminicidio in appunto in Veneto dopo il duplice femminicidio. Sono giovani che possono ritrovare una vita serena, soprattutto anche se riescono a ritrovare un sostegno nella società che non li lasci soli. Sono ragazzi giovani che hanno bisogno di avere una comunità che li sostenga e anche ci dobbiamo appunto sempre ricordare di chi resta, i figli di queste donne uccise. Mariangela Zanni, mi ha colpito nelle parole di Giorgia Cirillo il riferimento a comunque comportamenti anche tra adolescenti, appunto ragazzi e ragazze, con il ragazzo geloso, il ragazzo che non vuole far uscire la ragazza, o se si veste in modo non considerato da lui appropriato, quindi anche tra adolescenti questa dinamica. Assolutamente, lo sappiamo che la violenza inizia fin da subito nelle relazioni. L'importante è saperla riconoscere, saper riconoscere i segnali di controllo appunto e di potere che la persona violenta utilizza sull'altra. E nelle scuole è importante quindi parlare di questo, di stereotipi, di quello che appunto i ruoli di genere che la società ci impone, ma anche di quei segnali che poi fanno nascere relazioni appunto violente. Non possiamo pensare che riguardi solo gli adulti, assolutamente, noi lo vediamo nel nostro lavoro, sempre più donne e giovani ci chiedono sostegno e chiamano i centri per appunto denunciare queste situazioni che poi, se continuano nel tempo, diventano appunto sempre più gravi. Quindi la prevenzione è proprio questo, arrivare prima, arrivare subito. Manuela Claiset, un'ultima battuta: lo sport e il rispetto.
Sì, lo sport è quella, appunto, luogo, quei luoghi dove possiamo appunto trasmettere determinati valori. Abbiamo bisogno appunto di rispetto, di consapevolezza. Io credo che appunto il fatto che per fare sport per aiuto usiamo il nostro corpo, e quindi come dire, è questo molto spesso, noi vediamo che nello sport femminile rischia di aprire appunto vari fronti, e quindi ragionare di rispetto, di consapevolezza, di conoscenza di sé e dell'altro è fondamentale. È chiaro che occorre, e differenze ce lo ha insegnato, capire che tipo di formazione fare per educatori ed educatrici dello sport, perché appunto c'è un linguaggio che è quello verbale, ma c'è un linguaggio che è quello del corpo, che appunto ci dice moltissime cose. Quindi questo lavoro, che ripeto credo che sia importante anche cogliere, come deve continuare appunto proseguire, ed è una sfida molto importante per noi come associazione, quindi vedere insieme come anche attraverso le varie alleanze appunto continuare questo tipo di percorso, perché come diceva anche Mariangela adesso, abbiamo bisogno di fare un lavoro culturale per superare quegli stereotipi e quei modelli, quei ruoli che ancora appunto dicono le donne devono fare questo nello sport, negli studi, nel lavoro, gli uomini fanno altro. E questo appunto crea ancora questa divisione, questa diseguaglianza che in questa società appunto non possiamo più permetterci. Quindi lo sport è un campo importante, ma così come ovviamente abbiamo visto la scuola, il ruolo della famiglia. Non a caso anche come progetto ci siamo rivolti a questi appunto luoghi di cultura e di formazione, dando anche degli strumenti che crediamo siano utili, perché c'è bisogno di conoscere, di sapere, di studiare, e di un continuo percorso appunto di maturazione. E come WISP appunto siamo su questo fronte molto consapevoli del nostro ruolo. Lo sport non è di genere, come diceva la giovane Giorgia. Grazie Manuela Claisset, grazie WISP, grazie Mariangela Zanni, Dire Donne in Rete contro la Violenza. Oggi e domani a Roma, oggi si vedranno i lavori di questi ragazzi, che tra l'altro potranno essere anche visti sul sito della WISP, e poi domani faranno attività sportive insieme, ragazzi e ragazze, proprio perché appunto lo sport non è di genere, lo sport quindi contro la violenza, contro le differenze, lo sport per l'inclusione.